皆さんこんにちは。いつも僕の料理動画を見ていただきありがとうございます。前回はマルコさんにこのお店リストランテアロマの看板料理を作っていただいたのですが、今回は僕はその料理からインスピレーションを受けて料理を作りたいと思います。それではお楽しみください。Allora, caro Ryusuke, cosa ci prepari? Io preparo cacio e pesce. Perché hai fatto carbonara al mare, quindi... interessante, facciamo una rivisitazione di mare della cucina romana, sì, dai. Ma mi raccomando, senza molto formaggio, va bene? Senza formaggio, ok. Vai. Allora preparo, ok? Perfetto. Allora, prima di tutto io faccio così, vai. Io volevo usare anche questo pelo. Ma te la cucina l'hai imparata in Italia o eri già cuoco anche in Giappone? Eh sì, tutti e due. Ho lavorato in Giappone neanche. Ma lavoravi nel ristorante italiano o nel ristorante giapponese? E tutti e due neanche, sì. Quindi ho imparato di pesce, anche le carne, bene, un po' di tutte le cose, quindi... Bravo, bravo. Però il burro come lo fai a trovare in Giappone? Lo trovi facile, sì. Sì, troviamo, troviamo. Sì, ci sono, ci sono. Interessante, fai crostizzare la pelle. Sì, crosta, tipo croccante, no? Sì. Perché in Giappone pelle è molto importante. No? Questo sapore di grasso. Ti aiuta un po' a creare anche un po' il fondo per la pasta. Eh sì, così. Ci vuole tempo, quindi piano piano. Sì. Metti così intero, così sì. Si sbriciola molto forte. Eh sì, perché è molto delicato. Sì. Pian piano per non bruciare, no? Grazie. Metto la pasta. Tagliamo un po' di pesce. Taglio alla giapponese? Sì, questo modo di giappo veramente. Sashimi, no? Eh sì, bravo. Io sai, ho lavorato per un periodo, per sei mesi nel 2011, prima di aprire questo ristorante, ho lavorato nel posto a Porto dei Marmi, che si chiama Fratellinis, e avevamo sia la cucina italiana che il banco di sushi. Davvero? Allora, interessante. Per periodo ho imparato un po' questi tagli alla giapponese. Oh, davvero. Manca un po'. Guarda, eh sì, è diventato così. La bella piatta, allora lascio qui. E anche volevo usare tutto.
per sgrassare, no? Metto brodo. Brodo di pesce? Sì, brodo di pesce. Come l'hai preparato? Questo brodo è molto semplice. Testa di pagro, neanche un po' di prezzemolo, gamba di prezzemolo e un po' di pepe bianco. E basta così, molto semplice. Allora metto un po' di sale. Metto un po' di pepe, ma pochino. Mai rischio, quanti anni hai che sei in Italia? Io abito qua da 5 anni. Da 5 anni? 5 anni, bravo. Sì. Parli imparando. Italiano meglio della mia moglie che sta qui da 20, bravo, davvero così? Io ho imparato in cucina sempre, bravo, bravo. Perché quando ho lavorato parla italiano con me, ma io so solo per cucinare, quindi veramente cucina un po'. Si sta zitto e si prepara. Bravo. Sì. Allora, qui. E vado a scolare. Ok. Sai, questa è una macchina storica, c'è i suoi anni, Io non sono abituato veramente, un po' modo diverso, no, questo? Modo antico. Modo antico, sì. Da quale ci avete l'induzione? Eh sì, ma sono questo fornello, ma modo diverso veramente, un po' strano. Più facile. Eh sì. Forse in modo moderno, allora. No, questo è in modo antico. Veramente? Da quanti anni? Ah, questa macchina io l'ho trovata qui 10 anni fa, ma credo che ce n'abbia almeno 20. Ah, ho capito davvero. Quindi... Però le cose che si facevano prima si facevano per durare nel tempo. Questa dura 100 anni. Ho capito, bellissimo. Si rompe mai. Bellissimo. Il pesce crudo. E leggermente cotto. Impiattiamo. Devo mettere un po' di pepe. E aroma di limone. Grazie. Dare un po' di croccante insieme al morbido del pesce. Sì. Ma in Italia è il solito che non mangiate, vero? Ma sai, se si fa un filetto così nella pasta si tende più a levare. Ah, ho capito. E metto un po' di croccante. Bene.
Questo limone messo così a crudo che rinfresca tutto. Eh sì. Molto buono. E poi c'è il contrasto della pelle croccante con la polpa del pesce appena scottata. Veramente un piatto interessante, secondo me questo per l'estate è un gran piatto. Sì, bellissimo. Bravo, bravo, sì, sì. Ho fatto tre tipi di cottura di pesce. Ah, giusto, bellissimo. Sì. Bravo. Molto bene, bravo. Grazie. Questo piatto mi ha colpito piacevolmente per la sua freschezza e lo trovo adattissimo alla stagione in cui andiamo incontro. Poi io sono apprezzo molto dove ci sono pochi ingredienti nei piatti, perciò qui riusciamo a riconoscere bene il gusto del pesce, il sapore del burro e la pasta, e tre ingredienti con il limone che lega e rinfresca tutti. Infatti i miei maestri mi hanno sempre insegnato: Marco, in un piatto 3-4 ingredienti al massimo, e questo rispetta questa filosofia, perciò mi piace e forse te lo ruberò quest'estate, eh? Stai attento. Sono due particolarità in questo piatto che non appartengono molto alla cultura della cucina italiana, che sono aver lasciato il pesce scottato all'ultimo col vapore, perciò mezzo cotto, mezzo crudo, e anche l'aver usato la pelle del pesce per averla fritta, insomma resa croccante, dorata con il burro e poi unita per rendere questo gioco di croccantezza e morbidità. Ecco, questi due tocchi secondo me appartengono più alla cultura della cucina giapponese che prettamente a quella italiana. Marco San,今日はありがとうございました。grazie mille。grazie mille a te、piacere。まあ今日はシェフの前で非常にこう料理を目の前で作るっていうのは非常に緊張しましたが、まあ、調理場をいろいろこう使わせていただいたり料理を食べていただいて本当にマルコさんには感謝の気持ちでいっぱいです。今日は本当にありがとうございます。さて今回のコラボが面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。これからもイタリア現地でフィレンツェやイタリアの料理の美味しさや楽しさを伝えていければいいかなと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた、チャオ。